E voi che fate lì, se è lecito? Io? Nulla, aspetto. Sono quel tale della guerra. Oh, voi siete quel tale della guerra. quel tale che non voleva partire senza prima. Adesso avete sentito quanto abbiamo detto, quindi sapete perché vogliamo combattere. E per la libertà, se non sbaglio. Immagino che ne siate lieto. Lo sapevo, ma volevo sentirmelo ripetere. In confidenza io amo la libertà. Allora non c'è nient'altro da dire. E è la storia, della lotta per la libertà. Dunque... alla guerra! Alla guerra! Dini? Sì, signor Presidente. Accompagnate questo bravo giovanotto alla via del Tonno. Con piacere, signor Presidente. Sì, però la guerra non me l'avete spiegata. E va bene. Farò un esempio semplicissimo. Tu hai un fratello? Sì. Ti dispiacerebbe se qualcuno te lo uccidesse? No. I soliti interessi di famiglia. E ti dispiacerebbe se un nemico entrasse sul nostro territorio e violasse la tua casa, tua moglie, le tue sorelle? Su via, giovanotto. Rispondete. Vi dispiacerebbe? Signora, i nostri nemici sono notoriamente impotenti. Ecco, gli inconvenienti della vostra propaganda. Della mia, della nostra, volete dire? No, l'impostazione era la vostra. Giovanotto, insomma, la guerra si fa per difendere la patria. E la patria siamo principalmente noi. E poi tu, tua moglie e le tue sorelle. Non ci siamo. È un po' testardo, ma non dubito di farne un bravo soldato. Capirai la santità della guerra quando, vedendo passare le lacere bandiere che ritornano dal fronte alla testa dei propri reggimenti, ti verrà un groppo alla gola e vorrai gridare, ma i singhiozzi te lo impediranno. Capito? Ora. Bene, avete riconosciuto Edoardo Oliva, siamo di nuovo insieme con In Prima TV. Edoardo Oliva, bentornato negli studi di TVQ, direttore artistico del Teatro Immediato. Abbiamo visto un estratto dalla guerra spiegata ai poveri di Ennio Flaiano, messo in scena con grande successo in questa stagione. Allora, grazie per essere di nuovo qui con noi. Grazie a voi. Abbiamo visto che avevi una parrucca di scena, sì, in questo... un bel parrucchino, a cui ero poco credibile come presidente, o forse molto credibile. Ecco, parlando del successo di questo spettacolo, io dico sinteticamente, abbiamo piacere di ospitare Edoardo Oliva, attore, docente, regista, perché il lavoro col Teatro Immediato di Pescara, che ha sede in via Gobetti, che è un teatro privato, ricordiamo, la quinta stagione, quest'anno ha avuto ben 40 repliche, quasi 4.000 spettatori, oltre 300 abbonati, 4 laboratori teatrali con 60 allievi. Un dato che dimostra che si può fare economia della cultura con un territorio che risponde positivamente, al di là delle lobby e dei giochi politici. Uno degli esempi positivi è questo spettacolo, La guerra spiegata ai poveri, che magari vogliamo ricordare. Sì, era in occasione del centenario della nascita di Flaiano nel 2010, abbiamo pensato di chiudere l'anno con questa rappresentazione. Abbiamo immaginato che fosse doveroso ricordare anche la dimensione teatrale di Flaiano, che è molto noto come scrittore, ai più come scrittore, come sceneggiatore, come autore teatrale un po' meno. Io ho avuto la fortuna di recitare alla fine degli anni Ottanta in Canada alcuni brani di conversazione continuamente interrotta di Flaiano. Era un'operazione che prevedeva artisti abruzzesi non solo, e quello è anche uno dei testi teatrali, insieme ad altri, ci sono atti unici, c'è il caso Papaleo, ma La guerra spiegata ai poveri, peraltro un testo del dopoguerra, dell'immediato dopoguerra, scritto nel 1946, di una attualità impressionante. Queste figure grottesche. Ecco, ricordiamo di questo giovanotto che si è indottrinato per andare alla guerra. Sì, andare alla guerra, e c'è questo presidente, c'è il generale, c'è il ministro della superproduzione, e insomma, c'è tutta una serie di figure. Perché lui fece la guerra, Flaiano, ricordiamo, sì, come racconta. C'è il romanzo Tempo di uccidere. Tempo di uccidere, appunto. Che è stato anche trasposto in cinema. E questo consesso cinico di cialtroni anche, in questa messa in scena, il taglio che ha voluto Ennio Tozzi, che è il regista dello spettacolo, che anche Ennio Tozzi fa parte della compagnia del Teatro Immediato,
È stato, diciamo, volutamente circense anche, queste figure erano molto esasperate verso il grottesco, è sembrato quello un modo di esaltare la densità comunque poetica di questo testo, che ripeto è notevolmente attuale. Ecco, diciamo, Edoardo Oliva colpisce come un teatro privato in epoche di tagli al FUS, al fondo appunto per lo spettacolo, dimostri quanto invece Pescara abbia voglia col suo Interland di andare a teatro, a confrontarsi con i classici, confrontarsi con anche con testi nuovi, non facili. Però spesso le istituzioni sono un po' sorde a quello che il pubblico alla fine vuole, non soltanto stare davanti alla TV, non andare alle solite sagre o per forza inseguire un nome così seguire una moda, ma invece vedere il lavoro che si fa sul territorio con attori del territorio. Come mai? Ma come mai? Questo fa parte del provincialismo, fa parte anche di frustrazioni che si annidano con più frequenza evidentemente in provincia, per cui c'è sempre la necessità di legittimarsi attraverso lo straniero, no? Come se rivolgere un occhio sul proprio territorio fosse un'operazione, no? Difficile, come se quella cura, quel momento di attenzione minima verso quelli che operano costantemente e quotidianamente. Che sono radicati sul territorio. Sono radicati sul territorio e che sono seguiti da, come appena tu ricordavi, migliaia di persone. Quindi parliamo di migliaia di persone. Dati SIAE ufficiali. Ma sì, quindi sono dati inequivocabili. E noi pensiamo, ricordiamo sempre come la cultura è la quinta stagione, insomma. È la quinta stagione per cultura, no? La cultura viene dal latino cultus, vuol dire coltivare, bisogna attendere con cura, bisogna innaffiare. Questo va fatto giorno per giorno. La cultura è anche un'occasione di confronto. Andare al teatro non è semplicemente intrattenersi, ma anche può essere intrattenersi, ma è un modo di riflettere sui temi della vita, è un modo di confrontarsi. La cosa bellissima del nostro pubblico, per esempio, è che resta fuori del teatro dopo la rappresentazione e sta lì a discutere, e poi escono gli attori, c'è occasione di confronto, si va spesso addirittura a mangiare insieme, si continua a parlare, è un modo di rendersi sensibili verso, ripeto, quelli che sono i temi della vita che ci accompagnano, diciamo, nella nostra esistenza, e avere la possibilità, in questo caso del teatro, per coltivare questi temi, credo che sia importante. Ecco, però c'è un passaggio che non è chiaro. Voi fate teatro con tutti questi spettatori, uno spazio off, come si dice, sì, diciamo, nel gergo, che Iago Betti è un... Sono circa 80 posti, parte della stagione la facciamo al Teatro Fraiano, all'Auditorium Flaiano, ci sono stati 4 appuntamenti, ma anche lì, per esempio, noi paghiamo un affitto nel nostro spazio. Paghiamo un affitto anche per fare gli spettacoli al Flaiano, e forse anche questa cosa qui andrebbe un attimo capita. Un po' da capire. Credo assolutamente sì. Noi diamo un servizio importante, non solo alla città, ma alla regione. Ora io dico... Sono degli spazi chiusi, ecco, io pensavo al Teatro Michetti, di recente restaurato, all'ex mattatoio, sono degli spazi che non sono fruibili, cioè al di là del teatro, per la danza, per i concerti. Il Michetti già c'è lì chiuso. E perché? Acquisito dal comune. Acquisito dal comune e poi tenuto chiuso. Certo, mi ricordo che quando l'attuale sindaco Albo Remascia venne da noi, come un po' tutti i candidati, per cercare, no, di capire la nostra realtà, non sapeva neanche che il Michetti era del comune, pensava fosse della Fondazione Pescara. La Fondazione si è accollata, però ricordiamoci i costi della ristrutturazione della facciata. Però l'ha comprato, però quella era una struttura acquisita. Un'opera meritoria, sicuramente. Sì, però sì, indubbiamente. È stata acquisita però dal comune, la sala del Michetti. Sì, al quale spetterebbe poi pianificarne, aprirla, renderla spazio accessibile, certo, e fare in modo che coloro che hanno stagioni come la nostra, ma non sto parlando soltanto di noi, perché a Pescara ci sono anche altri che fanno attivi, un lavoro, insomma, importante, molto presente da anni, possano utilizzarla quella sala. Perché se è vero che questo è un periodo in cui le risorse sono poche, e forse è vero fino a un certo punto, perché poi queste risorse comunque vengono trovate. La risorsa maggiore del pubblico, ecco, io non vorrei essere, insistente, però diciamo che il teatro si basa sul successo che il pubblico
può decretare a un regista o un attore, perché è il pubblico che alla fine fa il successo del teatro, al di là poi io credo della che lirica della mega assistenza statale. Sì, questo è un discorso delicato. Cioè, il pubblico fa la differenza nel mondo culturale. Io credo questo, io credo che se vogliamo parlare del teatro, possiamo parlare della cultura, ma parliamo del teatro. Pensare che il teatro possa reggersi soltanto grazie al mercato forse è sbagliato. Ma perché se fosse così significherebbe anche che noi il biglietto dovremmo farlo pagare 50 euro e non 10, 15 euro, insomma prezzi che sono considerati ancora, come si suol dire, politici, ed è giusto che sia così. È anche vero però che c'è necessità di un confronto, di un riscontro nel pubblico. Adesso è tempo di tagli, i tagli sono sempre lineari. Non è tanto che siano sbagliati i tagli, andrebbe capito dove tagliare, perché ci sono realtà teatrali che in tempi di vacche grasse un po' favorevoli hanno trovato la strada del riconoscimento cosiddetto ministeriale, che sono lì inamovibili, continuano più o meno a prendere gli stessi soldi, sì, un po' glieli tagliano, si lamentano che glieli tagliano, ma forse non sono stati mai giustificati quei soldi per quello che hanno realizzato sul territorio, il prodotto, il rapporto che hanno creato realmente con il teatro, e tanto lo sfamare le famiglie, perché sai, non c'è un merito nel decidere di fare l'attore o il regista teatrale, c'è un merito nel saperlo fare bene, nel saperlo proporre a un pubblico che poi ti segue, perché sennò altrimenti si diventa, a parte si diventa autoreferenziali, ma si diventa un po' predicatori così. Nel deserto. Ecco, io volevo farti una domanda. L'anno scorso il Teatro Immediato e tu in particolare avete rifiutato di partecipare al festival d'Annunziano. Avete preso una posizione netta, anche altre compagnie teatrali sono un po' defilate, qualcuno ha fatto una collaborazione ridotta, non hanno sposato diciamo la causa della prima versione. Quelli che c'erano sono rimasti e qualcuno è entrato anche al posto qualcuno, beh, è entrato, però qualcuno diciamo ha lavorato così con un minimo, giusto così, per partecipare a questo festival d'Annunziano. Per non scontentare completamente. Per non scontentare comunque far parte di un progetto. Quest'anno c'è stata una fusione di offerta artistica, musica, jazz, teatro, eccetera, per dare visibilità a Città di Pescara, che ovviamente deve ancora lavorare molto rispetto a competitor come Bari e Ancona, ecco, per fare i nomi delle città che ci rubano il successo infrastrutturale e pubblicitario a livello diciamo di contatti su una certa fascia di mercato. Ovviamente si è fatta questa operazione. Qual è la vostra posizione e la tua in particolare quest'anno nei confronti del Festival d'Annunziano, del suo direttore artistico Giordano Bruno Guerri e un po' di tutta la battaglia che si fa, magari forse anche a fin di bene per dare, per rilanciare un po' l'immagine della città? Ma noi l'abbiamo detto tante volte, quindi vado a ripetermi, riteniamo di non essere, non eravamo l'anno scorso e non siamo tuttora contrari al Festival d'Annunziano. Certo, quanto Festival d'Annunziano. È lodevole. Ci sono delle cose che però francamente non capiamo. Allora, innanzitutto non capiamo il compenso dato a Giordano Bruno Guerri, che è intorno ai 100.000 euro per curare l'immagine di Pescara città d'Annunziana. Non lo riusciamo a capire che vuol dire città d'Annunziana, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cosa, cominciare... corretto, città di D'Annunzio sarebbe Di D'Annunzio, ma che cosa dobbiamo fare? No, dobbiamo cominciare... sono i cannati, città leopardiana, sono città di gente triste, depressa e meditabonda. Bisogna cominciare a vestirsi un po' liberty, bisogna cominciare a mettersi delle coccarde, in che cosa consiste questa immagine di Pescara? Poi questo Festival d'Annunziano adesso, diciamo, annunciato, ha degli appuntamenti, vorrei capire che cosa hanno a che fare con D'Annunzio. Il sindaco, e io sono un po' imbarazzo per lui, dice che l'URID che è presente nel Festival d'Annunziano sarebbe piaciuto molto a D'Annunzio. Che cosa c'entra l'URID col Festival d'Annunziano? E poi si dice nel Castellone Jazz, che in collaborazione col Festival d'Annunziano, e nel Cartellone del Festival d'Annunziano. Scusate, che il Jazz che ha una tradizione a Pescara, quindi è una grande tradizione, ma l'URID è un grande personaggio. Non è che noi siamo contrari a che venga l'URID, vogliamo capire cosa c'entrano i Madre Deus e Raffaele Gualazzi con il Festival d'Annunziano. Delle aporie, no? Ci sono delle contraddizioni. Non lo so, io mi aspettavo almeno 10 versioni della Fiaccola sotto il Moggio dopo le due versioni della Figlia di Orio dell'anno scorso, sarebbe stato molto più interessante. C'è l'Aldo Trionfo che faceva delle celeberrime regie d'Annunziano che sono entrate nella storia del teatro, insomma, con come mai la Fiaccola sotto il Moggio non... e poi la nave, famosa versione insomma, ecco, il punto è questo, quindi non è tanto il Festival d'Annunziano, le risorse sono poche, impiegarle quasi tutte per lasciare briciolette e per fare questo mega contenitore, siamo sempre alla solita storia, no? Al fatto che in realtà diciamo come stanno le cose, al politico interessa una visibilità, poi le elezioni si fanno ogni 5 anni, non c'è il tempo. Io prima dicevo la cultura
deriva dalla parola coltivare. Coltivare richiede tempo. Al politico questa cosa interessa poco, interessa una visibilità, interessa il fumo. Fare fumo ci vuole poco, no? Arrostire con, certo, con cura ci vuole un tempo. Mm. E allora il punto è che bisogna trovare il momento per l'evento, perché il fumo negli occhi si addensi bello, no? Corposo, e così almeno, no? Ci si ricorda di quel momento come un momento di gloria. È un po' triste dover constatare questo, perché questo purtroppo si ripete, e in tempi di austerità questa tristezza si trasforma anche in disgusto e in indignazione. Ecco, allora io volevo fare una cosa, a parte che poi tanti fra di loro spesso sono litigiosi, lo sappiamo, hanno visioni diverse, però fisiologico. In passato ci sono state molte polemiche, specie prima del terremoto, con la gestione del Teatro Stabile Aquilano, sull'uso dei fondi, sulle realtà produttive veramente messe in cantiere, sulla situazione debitoria, così come il riconoscimento per esempio del Teatro dell'Uovo o del Florian Teatro di Innovazione, ha trovato fautori, ma ha trovato anche persone che ne hanno criticato sia la gestione che poi la presenza sul territorio. Siamo cresciuti dal punto di vista offerta culturale o siamo tornati indietro con la scusa dei fondi ridotti? Ma in realtà il fermento è alto, c'è una grande vivacità, una grande effervescenza di proposte. E le realtà negli ultimi tempi si sono addirittura moltiplicate, a volte magari disordinatamente. Dal punto di vista dell'offerta culturale, non so adesso se numericamente, io credo che una qualità maggiore, proprio perché di necessità virtù molte di queste realtà hanno fatto, si è realizzata sul nostro territorio. Restano dei carrozzoni però che hanno poco senso e che continuano però a permanere, che continuano a ingoiare risorse e che non vengono mai ridistribuite secondo progetti, perché il punto non è tanto la ridistribuzione delle risorse qui e lì, così, diciamo, come viene, ma con una lucidità, con un momento anche di programmazione, in cui i progetti non solo creano competenza, professionalità, ma hanno la possibilità di sedimentarsi sul territorio compiutamente, per quelle ragioni che spiegavo prima. Ecco, una cosa importante, tra i tanti spettacoli che avete prodotto, il grande successo per esempio di Sangue di Fratelli o anche di Sophie, sì, che è stato notato anche da alcune organizzazioni culturali della Russia, che hanno visto la validità. Sì, e questa è la dimostrazione, io lo dico sommessamente, c'è sempre un po' di pudore nel dire queste cose, ma non sto facendo falsa modestia, proprio per anche le ragioni che spiegavo prima, se si lavora con competenza, con serietà, anche Storia di Donne ha avuto grande con successo, professionalità, ecco. Ma noi riusciamo a portare insomma le cose anche fuori dalla regione, per fortuna è successo, speriamo possa continuare a succedere. C'è stata questa circostanza in cui questa organizzatrice di Mosca ha conosciuto la nostra realtà tramite un amico che si trovava per lavoro a Pescara, che aveva visto alcuni dei nostri lavori, è entrata in contatto con noi, e quest'anno, che è l'anno della cultura italiana in Russia, siamo stati selezionati per partecipare, quindi per rappresentare anche la regione Abruzzo in questo festival internazionale che ospita ogni anno una compagnia straniera. E purtroppo per le mie note vicende ospedaliere, ecco, che sei riduce da un paio di problemi, ecco, piuttosto problemi seri di salute adesso risolti, per risolti fortuna, ma molto seri, non state qualche diagnosi poco avveduta sì, insomma, però per fortuna è passata, quindi non siamo potuti andare, ma questo è dimostrazione, questa organizzatrice peraltro è venuta anche a Pescara, ha conosciuto la nostra realtà, le è piaciuta molto, l'abbiamo portata anche poi al Flaiano. Tutto questo è avvenuto con il lavoro, non con il sensazionalismo. Ma anche con l'equipe, con uno staff molto valido. Uno staff valido, c'è in questi giorni, per esempio, anche questo lo dico a bassa voce ma lo voglio dire, Ezio Budini, che è tra i nostri fondatori del Teatro Immediato, che sarà presente come coprotagonista in una puntata del Commissario Rex su Rai 1 in prima serata, e mi sembra anche questo un momento di prestigio, è successo altre volte anche per altri di noi. Ecco, ricordiamo gli altri fondatori, a fare gli elenchi. Abbiamo ricordato Gnotozzi, abbiamo ricordato Ezio Budini, ricordiamo Vincenzo gli altri. Vincenzo Mambella, Enzo Spirito, Francesco Videlli, che è il nostro grande scenografo, che riesce in uno spazio, peraltro come quello del Teatro Immediato, non particolarmente grande, a trovare sempre soluzioni geniali. Ricordiamo anche le attrici presenti. L'attrice Valeria Ferri, per esempio, Valeria Ferri, che è presente insieme a me nello spettacolo Sofì, che tanto fortuna ha avuto, che fece anche delle belle repliche a Napoli, abbiamo avuto anche delle buone recensioni.
E poi c'è Giulio Oliva che si occupa, diciamo, dell'amministrazione, della parte della segreteria. C'è Elena De Ritis che è entrata a far parte negli ultimi anni anche della nostra compagnia, e poi occasioni di contatto, di collaborazione con tanti sul territorio. C'è stato il nostro spettacolo Sangue di Fratelli, in cui c'erano anche altri attori bravissimi del territorio, Filomena Dizio, Umberto Marchesani. Insomma, quando è possibile noi cerchiamo di dare peraltro anche spazio ai nostri giovani talenti, quelli che riusciamo ad allevare e cullare nei nostri laboratori, e poi sperando di poterli anche esportare, di tracciargli una strada verso, insomma, traguardi più prestigiosi, più importanti a livello nazionale. Ecco, contatti, ecco, a livello nazionale continuiamo ad averli. Certamente sono degli ottimi riscontri, però su di voi pende la spada di Damocle di un affitto, di uno spazio che può chiudere. Ecco, sì, noi sì. Concludiamo questo nostro incontro con te, ricordando purtroppo la parte più amara, quella delle spese, dei mancati, appunto, contributi. Sì. Noi perderemo il nostro spazio, forse lo riusciamo a mantenere ancora per un anno per ragioni di lungaggini giudiziarie, noi siamo in contenzioso e forse non si riuscirà ad avere una sentenza prima della fine dell'anno prossimo, per cui fino alla fine di quest'anno, per cui riusciamo ragionevolmente a immaginare che abbiamo ancora per un anno lo spazio, ma sarà l'ultimo anno. Dopodiché questo patrimonio che tanto faticosamente abbiamo costruito con lacrime, sudore e sangue, non so che fine farà. Credo che sia un delitto non permettere al nostro progetto di proseguire. Ricordiamo 4.000 spettatori quest'anno, insomma, un grosso risultato, oggettivi. 40 repliche, insomma. Abbiamo aperto la stagione con Elio Germano, che non abbiamo chiamato perché era un grande nome che aveva appena vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes e poi recentemente ha vinto anche il Davide Donatello, ma perché è un bravo attore che è venuto a portare uno spettacolo molto difficile, un testo anche quello di drammaturgia contemporanea. Ricordo peraltro, come tu dicevi all'inizio, che la nostra linea artistica non è una linea facile, noi non facciamo, con tutto rispetto, teatro nazional popolare, però abbiamo anche quella sezione che abbiamo inaugurato l'anno scorso dei classici all'ora del tè in collaborazione con Roberto Melchiorre, che anche quello però rivisita, diciamo, i classici della letteratura in un modo insolito. La nostra proposta è particolarmente ricca. Quest'anno abbiamo aperto anche una sezione musicale con note immediate, che pure ha avuto un buon successo, e anche lì c'è una fidelizzazione di un pubblico diverso, quello musicale, ma anche lì con contaminazioni teatrali. Noi, quando abbiamo iniziato il progetto del teatro immediato, volevamo creare un luogo vivo. Il teatro è sempre stato associato, ed è ancora, viene associato alla noia. Io stesso da ragazzo non ero un buon frequentatore di teatro, anzi fui una volta portato a forza a vedere uno spettacolo. Un torto collo, insomma. Il berretto a sonagli, mi ricordo, con il grande Turiferro, e fui uno dei più indisciplinati in quella circostanza. Perché ma no, ragazzi, non ma si no, ero educati. Ragazzo, ma soprattutto perché non c'era... la passione teatrale deve nascere anche attraverso una scintilla, non attraverso una forzatura. Il teatro è un luogo vivo perché è fatto da persone, ed è l'unico luogo dove persone in carne ed ossa raccontano storie e quindi emozionano, divertono. E poi c'è anche una posizione politica, il teatro spesso fa anche politica, sì, direttamente e indirettamente, permette, con delle scelte, sì, sociali, culturali. Esatto, comunque anche se vuoi essere distante dalle strutture ideologiche, rappresenti sempre un momento politico. Esatto, e questo noi lo facciamo, il nostro non è codificato come teatro politico, ma è evidente che non ideologizzato, non è ideologizzato, noi siamo proprio lontani dalle ideologie, ma non lontani, e quindi non siamo qualunquisti in questo, ma non siamo lontani dal prendere invece posizioni molto nette di fronte a cose importanti come quelle che ho appena detto, soprattutto di fronte alla gestione delle risorse, degli spazi. Riteniamo che debba anche finire un po' questa sorta di dittatura degli assessori impresari o dei senatori, dei deputati che fanno gli impresari teatrali, bisogna tornare un po' a far fare le cose alle persone che le sanno fare. Agli addetti ai lavori. Esatto, e cercare di ascoltare, di distinguere le cose che vanno... Ascoltare un po' di più il territorio, ecco. Ecco, insomma, il territorio, e poi confrontarsi, avere la possibilità, perché noi per esempio quest'anno abbiamo avuto uno stage intensivo del Teatrino Giullare, che è una compagnia pluripremiata nel mondo, che ha fatto questo stage che ha avuto un grandissimo successo, per cui il cercare di sostenere il progetto, comunque con realtà, che operano sul campo nazionale e internazionale, è necessario per non chiudersi nel proprio microcosmo, che per quanto di qualità diventa asfittico. È autoreferenziale.
Edoardo, io ti ringrazio per questa lunga chiacchierata, speriamo di rivederti presto, certo, con una stagione ricca e con i problemi speriamo anche risolti sulla gestione del tuo spazio teatrale. Grazie anche agli spettatori che ti hanno seguito e all'ampio staff che ti apporta così tanta energia e tanta vitalità come operatore del territorio. Grazie. E abbiamo ricordato lo spettacolo che abbiamo visto, alcune immagini proprio tratte dalla Guerra spiegata ai poveri di Ennio Flaiano, regia di Ennio Tozzi. Grazie e alla prossima puntata. Grazie. Buonasera.